E poi fanno una leggina di due righe di notte, e mettono che i palazzinari, quelli che hanno 40, 100 case, grattacieli che non sono venduti perché lo sanno, perché riciclano denaro sporco della mafia, e poi mettono rifiuti tossicologici sotto. È questo il business, eh? È questo, eh? Sanno che non vengono, beh, quelli lì esenti IMU. Le case di proprietà delle banche esenti IMU. Ma la pensionata che invece non è neanche proprietaria perché deve pagare ancora il mutuo, li fai pagare come prima casa. Tanti pensionati vivono magari in una casa albergo insieme agli altri perché lasciano la casa, gli raccontano come seconda casa con l'IMU doppia. Ma stiamo mica scherzando? Ma adesso ci sono 30 comuni, signori. Ci sono 30 comuni nelle regioni a statuto speciale, non me ne frega niente. Se entriamo qua, lo facciamo qua. Facciamo un comune a statuto speciale anche qua. La prima cosa che facciamo è aprire un ufficio e mettere comune esente Equitalia. Qui Equitalia non ci mette piede. No, 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 le tasse sia giusto pagarle. Ma la trattativa non la fai con un appaltatore di dolore così, che ti arriva una lettera, lei entro e non oltre, la fai col tuo comune, e ogni caso va trattato a parte, e la casa dove abiti non si può pignorare, questa è una cosa, è un diritto dell'umanità la casa. È populismo, dimmelo, sono un demagogo, sono, e che cazzo devo essere io? Allora. E questi qui mettono lì. Poi vai a vedere, le banche non lo pagano. Vai a vedere, CISL e CGL non pagano l'IMU. La Confindustria non paga l'IMU. Il Vaticano non paga l'IMU. E allora chi deve pagare l'IMU? Le fondazioni bancarie di D'Alema non paga l'IMU. La fondazione Craxi non paga l'IMU. Chi lo deve pagare? Noi dobbiamo risollevare il paese messo nella merda da questi quattro dilettanti che non devono andarsene adesso. No, 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 non se ne devono andare. Prima di andarsene lasciano un po' i passaporti così, li teniamo magari così al caldo, cioè, li rinnoviamo, li lucidiamo, ma prima di andarsene devono avere un piccolo processo pubblico. No, pubblico, cioè una serie di cittadini incensurati estratti a sorte, valuteremo le attenuanti o le aggravanti. Se riportano i soldi, tutto quello che hanno rubato, più un tasso di interesse, mettiamo l'1,5, e poi noi valuteremo se dare le attenuanti, che tipo di lavoro socialmente utile gli facciamo fare, tipo manuale, abbiamo bisogno, ecco, però ecco. Però non devono scappare. Stanno in piedi per le televisioni e per i giornali. Riescono ancora a raccontare balle attraverso quei media lì. E anche tu che giri, anche tu giornalista, sei un cittadino, dovrai prenderti una responsabilità una volta nella vita. Perché quando riprendi una cosa e te ne mandano del tuo lavoro 30 secondi e falsano il messaggio di tutta la serata, devi prenderti un po' le tue responsabilità e fare casino anche te. Ma a me il giornale, ognuno se ne deve prendere. Io me le sono prese, chi me lo fa fare mi dicono, lo sai che dicono che io prendo i soldi, mi faccio pagare, che sono il miliardario, io sono, so bene, mi avete fatto vivere bene, Dio mio, io nasco da una famiglia normale, mio padre è un artigiano, quartiere popolare, non è una sviolinata che vi faccio, ma io ho lavorato 40 anni, siete venuti ai miei spettacoli pagando un biglietto, siete rivenuti vuol dire che lo spettacolo vi aggradava, allora cosa devo fare? È legge della domanda e dell'offerta, non vi ho mai preso i soldi attraverso rimborso, attraverso altre vie, diretto. Bene, ma avete fatto fare una bella vita. Vi ringrazio. Potevo starmene in casa, nella mia villa, col mio cancello elettrico. Stare lì a vedere il paese che va nella merda. Ma io ho 65 anni, 6 figli. Ma sto lì. Cosa potevo fare? Il comico fino a 70 anni andavo a Gelica a fare una casa per te. Che la faccio? E allora dico, ma chi se ne frega? Viaggio con un camper in mezzo alla gente e mi diverto. Sono un bambino. Guarda che fisico che c'ho. Come così? Guarda un po' sei ridotto. Ma che cazzo? E allora? E allora? Bene. Bene. Bene, signori. Beh, cosa? I comici sono al governo, ma non sono comici. Sono disperati. Sono disperati, non riescono più a capire. La Frignero ha fatto gli esodati.
Gli esodati sono 350.000 pensionati, licenziati che non hanno pensione, non hanno stipendio. Hanno fatto due calcoli, non c'hanno i soldi. Allora sono ritornati nelle loro decisioni. Hanno detto saranno riassunti dalle aziende. Le aziende non ci sono più. Non sanno più cosa fare. Non sanno più dove fare. Guardate che è veramente incredibile questa roba qua. È incredibile. E sono morti. I partiti sono finiti. E ci continuano a offendere. L'ultima offesa gravissima, hanno detto che noi siamo il terzo partito in Italia. Ma come si permettono di dire una cosa? Noi non siamo il terzo partito in Italia. Noi siamo il primo movimento di cittadini d'Europa, per piacere. Ah! E noi, allora, che cosa dobbiamo fare? Mettere dentro due di questi nel comune. Leghista, con le web, firmano tutto, dove vanno i soldi, appalti, società, nomi e cognomi, dove vanno i soldi, e in più dentro mettiamo progetti della rete, come fare una casa passiva, la mobilità, come risolvere questo cazzo di problema del traffico in mezzo al paese, che siete gli unici al mondo, vi guardano da Shanghai e dicono cazzo che coglioni che sono là. Rimettere in piedi la vita. Abbiamo bisogno di avere e immaginarci un'altra vita che non sia di cemento, project finanza, tangenziali e palazzi disabitati. Adesso avete l'opportunità e la scelta di votare un movimento così. Sono cittadini di qua, una parte di voi è lì. Non saranno esperti, sono giovani. Lui è giovane, benissimo. Sarà inesperto, non sa come rubare, come truccare un bilancio, non lo sa. Ti farai piano piano anche tu. Però se togli i soldi, togli la carriera, la politica diventa entusiasmo, diventa volontariato, come questi qui che si fanno un culo a raccogliere le firme e vanno di notte, vanno a farsene autenticare in comune e sanno benissimo che gli altri sono finte le firme autenticate degli altri, finte, le nostre sono vere. E ora ve li presento, quindi avete questa grande opportunità, grandissima. Ma prima di presentare loro, voglio presentarvi un consigliere che è già qualche anno che è dentro, uno, nel comune di Treviso, leghista duro, il comune, lui è entrato, 300 euro al mese, è qua, e vi dice che cosa vuol dire far entrare uno del Movimento 5 Stelle dentro il comune, che cosa ha fatto, perché ci dicono proteste, non proposte, lui non solo proposte, vi dice che cosa ha fatto, eccolo qua.